e con grande onore e piacere che invito a salire sul palco la ministra Pinotti. Saluti a tutti. Questa sera non vorrei parlare del tema di cui mi occupo, della difesa. L'abbiamo fatto in un bel seminario che si è tenuto qui su Europa e sfide internazionali, ma vorrei prendere i pochi minuti del mio intervento per ricordare una figura, una madre della Repubblica. Più spesso parliamo dei padri nobili, io vorrei parlare di una madre, una persona straordinaria che è scomparsa pochi mesi fa e di cui forse abbiamo parlato troppo poco, Tina Anselmi. Ne voglio parlare perché io, provenendo da un'altra storia, la mia prima tessera è del 1990 ed era quella del PC, l'anno della trasformazione. Ho conosciuto Nil De Iotti, Giglia Tedesco, anche Maria Eletta Martini, che veniva da quella storia, ma non ho avuto il piacere di incontrare Tina Anselmi. Però proprio in questa settimana le donne del PD di Napoli, Teresa Armato, Assunta Tartaglione, hanno organizzato la presentazione di un libro che racconta la sua storia, la sua autobiografia. E allora, leggendo questo libro, mi sono venute in mente delle cose da dire per il momento che stiamo vivendo, per il congresso che stiamo vivendo. Intanto, questo nostro partito è l'intreccio di tante storie, di tante tradizioni, del miglior riformismo del nostro paese. Allora, un primo errore che non dobbiamo fare è quello di pensare di metterci in recinti identitari, di non superare le provenienze. Non è questo il partito che dobbiamo costruire nel domani. Superare le provenienze non vuole dire perdere l'identità, vuol dire riuscire a crescere insieme, riuscire a costruire insieme. Nel racconto della sua storia emerge molto fortemente la laicità dello Stato. Lei, profondamente credente, però sostiene con forza l'autonomia del suo partito, della Democrazia Cristiana, rispetto alla Chiesa. Rileggendo quelle pagine, io ho ripensato ad uno dei momenti dei mille giorni del governo con Matteo Renzi, uno di quelli di cui mi sento particolarmente orgogliosa. Ed è stato quando, certo, nel lavoro del Parlamento, ma anche con una decisione del governo, che è stata quella di porre la fiducia, siamo riusciti ad avere finalmente in Italia una legge sulle unioni civili. Era tantissimi anni che se ne parlava, ma con questo governo, questo Parlamento, ha votato finalmente una legge di civiltà che ha portato felicità a tante persone. Un'esperienza politica, la sua, Maria Elena ha parlato di molte storie di donne, molto legata alle donne. Lei comincia come sindacalista e parla delle mani lessate delle filandiere con cui comincia a fare il suo lavoro di sindacalista. Sente molto vicino queste donne semplici ed insieme ad altre donne, alcune le ho citate, la Iotti, Giglia Tedesco, ma anche Lina Merlin, fanno delle battaglie importanti, superando steccati che allora c'erano, ma condividendo degli obiettivi che riguardavano queste donne. Credo ci siamo emozionati tutti sentendo parlare Teresa Bellanova e quando ha ricordato la legge sul caporalato, un'altra legge fatta in questa legislatura, in questi mille giorni di cui dobbiamo andare molto orgogliosi. Ecco, a me è ritornata in mente quella vicinanza alle lavoratrici che ho trovato nel leggere la storia di Tina Anselmi. Ma su queste storie di donne, questo intrecciarsi, ho anche ripensato al silenzio di noi donne nei mesi un po' difficili che abbiamo vissuto dopo il 4 dicembre. Ci sono stati appuntamenti politici, ma a differenza di questo, dove vede tante donne protagoniste, siamo state spesso molte di noi sono state silenziose, io non ho parlato. È stato un momento complicato perché più che la politica e il confronto politico sembrava emergere un elemento di discredito personale che sembrava superare una discussione che riguardava invece che cosa dovevamo fare per l'Italia. Noi non dobbiamo ridurci a questo, l'ha detto bene Franceschini, da quello che i giorni che ci mancano da qui alle primarie li dobbiamo passare per confrontare le idee. Perché mi ha colpito molto questo discredito? Vedete,
una delle esperienze più negative che ho fatto in questa legislatura, forse nella mia storia politica, è vedere il disprezzo umano che i grillini hanno per le altre persone. Quando Rosi Bindi, all'inizio della legislatura, porge la mano ad una delegazione, ad alcuni nuovi eletti dei grillini, e questi si rifiutano di dare la mano. Dare la mano non vuole dire sono d'accordo con te, mi presento, ti riconosco come persona. Cioè, non fare questo gesto vuol dire che tu inserisci un fondamentalismo di odio nei confronti di quello che è un avversario politico, che ti fa dimenticare che comunque, qualsiasi sia la sua idea, quella è una persona degna di rispetto. Allora non portiamo mai dentro di noi questi germi, noi li dobbiamo combattere, non li portiamo dentro di noi. Nessuna delle dichiarazioni, per quanto possa essere aspra la battaglia politica che possiamo fare su delle idee, deve portarci ad un non riconoscimento dell'altro come persona. E finalmente in giornate come queste io ritrovo un altro aspetto che ho scoperto di Tina Anselmi. Lei viveva con gioia l'impegno politico, con grande gioia e con grande allegria. Allora noi dobbiamo ripartire, è stata una delle caratteristiche del Partito Democratico, anche posso dire della leadership di Matteo Renzi, quella di fare una politica con energia e gioia. Da questo momento, da questo vissuto che stiamo vivendo insieme, ripartiamo anche con questo spirito, perché ci sono stati anche momenti bui nella vita di Tina Anselmi, per esempio durante il sequestro e l'omicidio di Moro, dove lei racconta che doveva tenere i rapporti con la moglie e dolorosamente ha dovuto dargli le notizie che sapete. Oppure nei giorni della P2, quando una donna così trasparente e chiara ha dovuto scontrarsi con i poteri occulti e spesso è stata lasciata troppo sola in quei momenti, e questo è stato un momento difficile per lei. Ma come è riuscita a ripartire? È ripartita perché la sua straordinaria empatia nei confronti delle persone, dalle più semplici alle compagne, agli amici che aveva nel partito, l'ha tirata fuori da queste situazioni. Allora, guardate, Marie Ten dice che ha scritto: non si può costruire democrazia se non c'è amicizia. Io non penso che noi riusciamo a costruire una politica bella se non amiamo le persone. Credo che l'empatia verso le persone, avere a cuore quello che le persone succede, i racconti che abbiamo sentito qui da alcuni interventi sono straordinari. Questo dà la misura della nostra passione politica. Tina comincia a 17 anni, diventa staffetta partigiana, decide di diventarlo perché portano tutte loro ragazze fuori dalla scuola e le portano a vedere 43 partigiani impiccati. Tra questi partigiani c'era il fratello della sua compagna di banco, a cui lei era vicina nel momento in cui è stata portata. In quel momento lei decide, fa una scelta a 17 anni, che è quella della lotta partigiana. E da lì comincia una passione per la politica che non si è più fermata. Che cosa mi ha colpito? Vorrei leggervelo. C'è un passaggio sull'elogio della politica che io credo dovremmo portare tutti nel cuore in questo congresso. Nulla è più esaltante della politica, attività totalizzante che tanto pretende e tanto dà, permettendo di influire sulla vita degli altri, di modificarla per quel poco o tanto che agli esseri umani è dato di incidere sull'altrui destino. Allora, non maltrattiamola mai questa politica. La democrazia non è tale se non ha profonde radici etiche, dice ancora Tina Anselmi. Cerchiamo i perché ancora prima dei come. Manteniamo fermi i nostri valori. A un mondo in cui oggi sono molte le spinte verso la separazione, il nazionalismo, l'isolamento, noi manteniamo forte l'identità, lo ha detto bene Biagio De Giovanni, riprendendo una parte del discorso di Matteo, per costruire ponti e dialogo. Il nostro orizzonte è l'Europa, un'Europa che vogliamo migliorare, perché l'amiamo, perché sappiamo che quello è il futuro per noi
e per tutti. 10 anni dopo il Lingotto, ero qui nel 2007, 10 anni dopo il Lingotto, io sento che qui noi stiamo rifacendo bella politica, ricordandoci che bella politica è fatta da belle persone. Costruiamo così questo percorso, passiamo questi valori ai nostri giovani. Io credo che con quello che ci hanno detto Matteo e Maurizio siamo sulla strada giusta. Andiamo avanti.